Sempre comunque preoccupate quando non c'è prospettiva di lavoro per persone che si trovano in difficoltà. Poi credo che sia sempre più evidente, sempre più urgente che questo paese abbia delle scelte energetiche nazionali, un piano energetico nazionale, una politica che determini anche una prospettiva di medio lungo periodo. E già che ci siamo e affrontiamo un tema di piano energetico, anche una politica di riduzione del costo dell'energia per l'industria, che come dire, si traduce nel fatto che ancora una volta diventa evidente che c'è bisogno di una politica industriale, non si può dire semplicemente crisi o difficoltà per difficoltà, affrontarla senza avere un'idea di verso dove poi si porta l'assetto industriale di questo paese. Il problema di questi lavoratori è semplicemente che loro dicono che le regole siano uguali per tutti, perché a 45 km qua a Genova produce col doppio, a 80 km qua a Spezia produce inquinando, se si può dire così, il doppio. Ma è la ragione per cui continuiamo a sostenere che ci sono delle regole che devono essere delle regole nazionali universali e devono essere anche delle scelte, come dire, scelte politiche, delle scelte di indirizzo, dove si mettono risorse, dove si stringe, dove si ricostruisce il rapporto tra energie tradizionali, energie di transizione e energie rinnovabili. La sensazione è che ogni pezzo venga affrontato per sé e poi ci si rimanga di mezzo con le crisi e i problemi è sempre più evidente. Adesso ovviamente poi siamo di fronte a un'emergenza, c'è cioè una situazione che deve avere risposta, quindi partiremo dal caso, ma speriamo che sia l'occasione, perché in questo caso diventi l'occasione di una ridefinizione del piano energetico e politica industriale sull'energia. Grazie.